Buonasera cari amici, stavo controllando che partisse la diretta e devo anche fare una condivisione prima di iniziare il discorso. E intanto vi saluto caramente, ho appena sentito la veggente Maria che ha fatto il bellissimo commento al messaggio, tra l'altro un messaggio che vi leggerò. Però permettetemi veramente soltanto di fare alcune condivisioni, giusto per raggiungere più amici possibili e per condividere insieme un attimino alcuni pensieri, oltre che soprattutto la preghiera. E poi tra l'altro, se volete anche scrivermi qualcosina, così magari vi posso rispondere, mi farà piacere potervi rispondere. Finisco ancora solo due condivisioni e poi sono tutta per voi. E non so se poi oggi avete ascoltato anche voi già il messaggio della Madonna di Medjugorje, che comunque appunto, vi ripeto, ve lo leggerò appena finirò questa condivisione importante. Solo un attimo, finisco. Aspettate. Aspettate. Quando vuoi fare in fretta, non ci riesci mai. Allora, devo condividere su una pagina e ci sono quasi. Allora, prima di iniziare il rosario insieme a voi per pregare appunto per la chiesa, queste chiese che stanno chiudendo, appena hanno sentito il primo sintomo di un pericolo di vita, diciamo, le chiese chiuse, prima ancora delle chiusure dei carnevali vari, dei supermercati che sono ancora aperti, le chiese sono chiuse. Io oggi mi sono permessa di fare un comunicato stampa che voglio leggervi, questo al nostro vescovo, che comunque è esteso a tutti i vescovi d'Italia che hanno deciso appunto di chiudere inspiegabilmente le chiese. Lo voglio leggere e poi vorrei aggiungere alcune cose proprio per spiegare che non è una insubordinazione alla Chiesa assolutamente, ma è voluta essere una riflessione a voce alta, perché io penso che sia giusto comunque esporre il proprio pensiero. Quindi l'ho rivolta a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Cesare Nosiglia, che si è allineato alla linea comune appunto di chiudere le chiese, anzi addirittura adesso leggevo oggi pomeriggio che faranno la messa, le varie messe le faranno proprio perché non potranno essere partecipate, le faranno via internet, no? Si potranno seguire così. Ora mi domando se possiamo scegliere tra un festival e una messa, e se magari se in mezzo ci mettono anche la pubblicità, perché siamo arrivati a questo. Comunque, il comunicato stampa che ho fatto è questo. Siamo un gruppo di cattolici piemontesi convinti che la norma contenuta in tale direttiva, che obbliga tutti i fedeli incondizionatamente, perché siamo partiti prima dalla prima direttiva di non poter ricevere l'Eucaristia in bocca, a ricevere l'Eucaristia in mano anziché su base volontaria anche in bocca, sia da annullare e con urgenza darne comunicazione di rettifica. Questo perché, sulla base della libertà che Dio stesso ci ha donato, vogliamo liberamente poter scegliere di fidarci di Lui e di ricorrere al viatico del suo corpo e del suo sangue come supporto non solo di fede, ma anche di medicina, se non del corpo, come comunque potrebbe essere, sicuramente dell'anima. È strano sentir dire da una chiesa che recentemente si è definita chiesa in uscita e ospedale da campo, vederla trasformare ancora più velocemente del contagio stesso in chiesa autoreclusa per timore sanitario. Dove sarebbe quindi la chiesa in uscita e soprattutto l'ospedale da campo? La decisione presa porta solo solitudine ai fedeli che rimangono smarriti ed abbandonati da chi dovrebbe invece sapientemente guidarli. Noi fedeli veniamo sempre più spesso traditi da pastori che non riconoscono più la potenza e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, ma si sottomettono come codardi agli input del politicamente corretto, dimenticandosi di colui che può tutto e per il quale hanno fatto una scelta radicale di vita. Cosa è successo alla loro vocazione iniziale? Non sta a noi giudicare.
Noi possiamo solo supportare i nostri pastori con la preghiera, ma loro devono impegnarsi a darci nutrimento che può portare frutto alle nostre preghiere. Non vorremmo iniziare a dover pensare che quando è stato coniato lo slogan Chiesa in uscita si intendesse in uscita da se stessa, perché questo azzererebbe secoli di tradizione e di fede, catapultandoci in un presente di modernismo tossico. Come si può dire, fedeli, che la messa verrà celebrata per tutti senza permetterne la partecipazione? In questo modo il demonio si è travestito in modo quasi perfetto per la carnevalata d'eccellenza e a ridosso della Quaresima ha tolto la possibilità a tutto il popolo cattolico, in fede petrina, di nutrirsi del corpo di Cristo, facendo morire l'anima in nome della vita corporale, mettendo in quarantena la fede cristiana, decretandone quindi la morte nei 40 giorni di Quaresima, perché le quarantene servono proprio a uccidere i virus, no? Ovviamente in un mondo ecologista, umanista e panteista in cui ci troviamo a nostro malgrado a vivere, è quasi logico che ciò avvenga. Ciò che non è logico però è che a contribuire a questo suicidio fidelis siano i vicari di Cristo. Il popolo cattolico si chiede quindi, il fumo di Satana è veramente entrato nel Tempio Santo? E ancora, quando tornerà Cristo ci sarà ancora la fede sulla terra? Ed infine, a cosa serve l'esempio di tanti martiri cristiani che scelgono la morte piuttosto che rinnegare Cristo? Questo forse non è rinnegare Dio per cui milioni di persone hanno perso la vita prima di noi? A cosa serve salvare l'anima? A cosa serve salvare il corpo se poi perdiamo l'anima? È in nome di tutto questo che noi cattolici italiani pretendiamo, nella libertà che Dio ci ha donato, di partecipare alla messa quotidiana e ricevere l'Eucaristia nel modo in cui il proprio cuore, illuminato dalla fede e rafforzato dalla preghiera, sente di ricevere. La Chiesa modernista che ci circonda vorrebbe togliere tutto ciò che è impossibile cancellare, la divinità e la presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata. Leviamo quindi alta la voce per dire no a questo scempio. Forse che alle moschee è stato dato qualche veto? Dubito. E perché non anche ai centri commerciali? Quindi perché porli alla Chiesa cattolica con la collaborazione di sacerdoti che devono sottomettersi a scelte di vescovi che non si capisce più per chi stiano lavorando? Oltretutto stiamo parlando di chiese tristemente svuotate da anni di lento ed inesorabile picconamento alla sana tradizione, quindi diciamo non c'è nemmeno quella grande folla per cui è motivato un pericolo di contagio. Per anni vescovi e sacerdoti hanno proclamato porte aperte ed ora proclamano chiese chiuse. Ma se con i porti aperti volevano proteggere i presunti deboli, perché con le chiese chiuse non vogliono farci difendere dall'Onnipotente? Gesù ha detto tutto è compiuto, noi diciamo tutto è chiaro ed è per questo che non tacciamo. Ecco, diciamo che questo comunicato stampa può sembrare dai toni un po' forti, diciamo. In realtà sono toni di un grande, profondo dolore. Dolore di vedere il sacramento per eccellenza, il dono del corpo vivo di Cristo, quindi non stiamo parlando di una caramella, quel corpo vivo che ha sempre guarito, quel Cristo che ha resuscitato i morti e che si dona a noi gratuitamente, vivo e realmente presente nell'Eucaristia, è stato al primo battito di pericolo, presunto pericolo, messo di lato. Ora ascoltavo nella diretta di Maria che commentava il messaggio di questa sera, che diceva che questo virus è uscito da un continente che ha messo da parte Dio, sentendosi onnipotente, forte, mettendosi al posto di Dio, e da lì è partito questo virus pandemico. Io aggiungerei di più, non solo è stato messo da parte Dio in Cina, ma è stato combattuto, ed è proprio, io penso, l'assenza di Dio che lascia terreno fertile a tutte le tragedie umane, ed è proprio quando ci sono le tragedie umane che invece l'uomo deve tendere alla trascendenza, deve volgere veramente lo sguardo a Dio e deve soprattutto poter farsi compenetrare dalla presenza reale di Dio, e questo può avvenire solo attraverso l'Eucaristia.
Ma la cosa che mi ha scioccato ancora di più è stata la velocità e la puntualità con cui tutto questo è successo. Velocità nel senso che al primo caso proclamato in Italia, prima ancora quasi delle istituzioni, sono state bloccate le messe, le chiese chiuse, è stato detto no l'Eucaristia in bocca, anche quando poi ci hanno detto che il virus rimane vivo 10 giorni su qualsiasi superficie, quindi non c'era assolutamente nessun pericolo maggiore di contagio nel ricevere l'Eucaristia in un modo rispetto che l'altro. Ma non si è aspettato nemmeno proprio il primo morto per far sì che venissimo privati appunto della presenza reale di Cristo in noi. Ma l'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere, fino a 2 giorni prima appunto si parlava di porti aperti, la Chiesa è anni che ci parla di questo, nel momento in cui è stato detto della presenza di questo pericolo, è stato, come dire, promulgato proprio a ridosso della Quaresima. Mi sembra veramente un tempismo esagerato, un tempismo di chiusura nei confronti della nostra fede, quindi un ulteriore picconamento alla nostra fede, ai nostri momenti liturgici forti, ai nostri propri proprio simboli cattolici, proprio di una come dire, simultaneità non solo stupefacente, ma anche da far riflettere. Ma torniamo al fatto che io mi sono sentita in dovere, ma proprio per non essere complice passiva di tutto quello che ci circonda, ma proprio vorrei essere, per me e per chi la pensa come me, persona oltre che ubbidiente, perché bisogna ubbidire più che altro perché non c'è alternativa oltretutto, ma pensante, perché l'ubbidienza non vieta il pensare, ecco, il pensare e il riflettere. Questa riflessione io mi sono sentita di farla a voce alta perché, come ci è stato insegnato nei Galati, come ci è stato insegnato da San Paolo, che ha ripreso Pietro, il primo Papa, se vogliamo, quando ha visto che era in pericolo la verità di fede, quello è stato l'insegnamento da cui ho pensato che sia giusto comunque dire a voce alta quello che può mettere in pericolo appunto la nostra fede. Allora vi voglio proprio leggere Galati 1, dove dice: «Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate ad un altro Vangelo». Ecco, mai come oggi è veramente reale questa situazione. Però, dice, non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vero Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo del cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure di Dio? Cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segua un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Penso che veramente che queste parole siano attualissime. E vorrei ancora dire, in merito a questo ambito, proprio perché non l'ho scritto io, ma lo leggo proprio dalla Bibbia, essendovi un pericolo prossimo per la fede, esattamente, scusate, c'è quel gatto che mi sta facendo, esattamente come capita oggi, un pericolo prossimo per la fede. E quale pericolo più grande può essere per la nostra fede se non quello di privarci del corpo di Cristo, del corpo vivo che gratuitamente si dona a noi? Quindi ripeto, essendovi un pericolo prossimo per la fede, i prelati devono essere ripresi perfino pubblicamente da parte dei loro soggetti. Così San Paolo, che era soggetto a San Pietro,
lo riprese pubblicamente in ragione di un pericolo imminente di scandalo in materia di fede. E io chiedo a voi, secondo voi non è scandalo che la nostra Chiesa ci privi del cibo santo, del corpo di Cristo? In forma generale è già scandalo, ma a ridosso della Quaresima è scandalo nello scandalo. E come dice il commento di Sant'Agostino, io stesso San Pietro devi dire sempre a coloro che governano, affinché essi, allontanandosi qualche volta dalla buona strada, non rifiutino come indebita una correzione venuta anche dai loro soggetti. Oggi leggevo quella dove bravi sacerdoti hanno cercato, come dire, di addolcire questa situazione dicendo facciamo la comunione spirituale, offriamo questa penitenza perché così sentiamo ancora di più la mancanza del corpo di Cristo. Certo, per alcuni versi può essere anche giusto come ragionamento, però non può essere assolutamente accettato che la nostra Chiesa, i nostri vescovi e i nostri sacerdoti ci privino del corpo di Cristo, cioè dell'altissimo momento supremo della Santa Messa, che è il momento per cui loro hanno detto sì del loro mandato. Loro non possono esimersi da questo. È un po' come dire un medico non può esimersi da salvare la vita di un paziente. Se ora i medici della medicina umana si rifiutassero di salvare la vita dei pazienti perché corrono il rischio di infettarsi, cosa che poi puntualmente sta anche capitando, a maggior ragione loro, che devono salvare la nostra vita, la nostra anima per l'eternità, non devono minimamente temere, né per noi né per loro, perché possiamo anche adesso salvarci la vita, a parte che ancora di morti non è che in Italia ce ne sono tanti, e i numeri che arrivano dalla Cina non si capisce bene se sono reali o non reali o cosa, ma quei pochi morti che ci sono, e per carità io mi dispiaccio tantissimo per loro, ma sono di un'età adulta, di persone comunque che avevano altre patologie, quindi non c'è tutta quell'aggressione virale pericolosa per cui tutto questo è minimamente giustificabile. Personalmente, da cattolica cristiana, io sto vivendo questa privazione della messa e del Santissimo, della Santissima Eucaristia, come veramente un'aggressione alla nostra fede. E io penso che non possiamo rimanere in silenzio. Noi dobbiamo supplicare, chiedere in ginocchio alla nostra Chiesa di donarci ciò che ci dà la vita, anche perché poi, scusatemi, il corpo di Cristo può anche guarire, l'Eucaristia ci può anche guarire, i sacramenti possono guarire, ma se anche non guarissero, perlomeno ci danno la vita eterna. E allora io, Angela Ciconte, e come me so tantissimi di voi, noi andiamo più alla vita eterna che alla vita terrena. E oltretutto, come ha ricordato questa sera la veggente Maria, con la preghiera e il digiuno si possono fermare anche le guerre e gli eventi naturali. E con la corona del rosario si può vincere il coronavirus. Quindi, signori, se ci privano della preghiera e ci privano del corpo di Cristo, assolutamente non stanno facendo il nostro bene. Ma tutto questo io lo sto dicendo non per accusare, ma anche per amore di chi in questo momento può essere accecato e sta prendendo decisioni sbagliate. Quindi io mi sento in dovere di riprendere un fratello per cui non solo prego, ma per cui spero che capisca che questo è un grave errore, non solo umano ma soprattutto spirituale per la propria anima, perché io quando magari vedo le aggressioni tra una persona e l'altra, vedo sempre un'aggressione di primeggiare. In realtà l'aggressione va sempre fatta per il bene dell'altro, quindi questo mio voler parlare a voce alta, voler riflettere a voce alta, vorrei invocare a voce alta quello che ritengo che sia giusto, lo faccio proprio perché magari qualcuno possa riflettere. Dubito che ciò possa avvenire, ma penso che con il silenzio possa venire ancora meno.
anche perché, ripeto, il silenzio diventa complicità. Perché si sta togliendo ogni sacralità della nostra religione? Non mi risulta che nessun comunicato, né comunale, né, vabbè, la Chiesa non c'entra in questo, diciamo, nessun comunicato, nessun veto è stato rivolto alle moschee. Allora perché è vietato a noi cattolici il momento supremo della nostra fede, la messa, l'Eucaristia? E perché a chi invece si riunisce in queste grandi sale che abbiamo anche in Italia, quelle dei musulmani, le moschee, perché lì non è stato vietato? Perché questo affronto è fatto solo verso la nostra fede, solo verso la nostra religione? Ma lasciamo perdere la fede. Parliamo allora del lato umano. Se questo virus è così virulento, è così pericoloso, perché ci lasciano liberi di andare nei supermercati, nelle banche, nei mezzi pubblici? E ci vietano di andare nelle chiese dove c'è molta meno popolazione che la frequenta? Allora io penso forse che stiamo vivendo in un momento in cui la Chiesa non crede più nel corpo di Cristo, nel fatto che nell'Eucaristia ci sia il vero corpo di Cristo. E quindi questo è veramente grave. Una volta un sacerdote mi ha detto: mi raccomando Angela, non permettere mai a nessuno che ti porti via l'Eucaristia, né al peccato né alle persone, perché nel momento in cui non hai l'Eucaristia sei preda del demonio. Quindi nel momento in cui la Chiesa stessa ci toglie l'Eucaristia, penso che non solo non stiamo ubbidendo alla Chiesa, perché la Chiesa non può darci questo come mandato, ma dobbiamo chiederci a chi stiamo ubbidendo. Un vescovo cattolico penso che non possa fare questa scelta, sarebbe più una scelta da vescovo protestante. Mi chiedo, la Chiesa è ancora cattolica? E se veramente le chiese sono state chiuse per questo pericolo, perché per anni la stessa Chiesa ha invocato di mantenere i porti aperti, dove comunque nei porti potevano arrivare patologie gravi come questa attuale, ma anche di altra natura che non conoscevamo? Perché ci hanno esposto a questo grande rischio? Oltretutto noi italiani, che abbiamo lasciato i porti aperti a tutti, ora ci hanno chiuso tutte le porte perché nessuno ci accetta per il pericolo di trasmissione del nostro virus. Allora, quando gli altri stati fanno, come dire, tutela del proprio popolo, perché il nostro Stato non ha fatto tutela a noi e perché la nostra Chiesa non tutela la nostra fede? Non lo so, queste sono tutte domande a voce alta che faccio e quindi non so rispondervi. So solo che questo dolore io voglio comunicarlo. E voglio insieme a voi pregare per questo motivo. Poi un'altra curiosità in queste riflessioni che ho fatto in questi giorni: una Chiesa che ama Cristo, una Chiesa che ama, che sa, non che ama, non solo che ama, ma soprattutto sa che nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo, per non privare i propri fedeli di questo dono immenso, di questa grazia immensa, avrebbe potuto trovare delle soluzioni alternative se effettivamente il pericolo fosse così reale, concreto, come ci dicono. Ma il reale pericolo vi dirò dopo qual è. Potrebbero i sacerdoti, visto che poi dei cattolici che vanno a messa, ripeto, non ce ne sono tanti, e di quei pochi cattolici che vanno a messa, frequentano la messa, non ce ne sono tanti che prendono l'Eucaristia in bocca, quindi visto che il primo veto l'hanno messo lì, avrebbero potuto tranquillamente dire, per aiutare noi, quindi non era una cosa tanto difficile da fare, che per chi voleva l'Eucaristia in bocca, avrebbero potuto tranquillamente, visto che viviamo in un'era moderna, utilizzare per ogni persona che voleva l'Eucaristia in bocca un guanto in lattice. Dove era il problema di fare questa scelta piuttosto che chiudere la Chiesa e piuttosto che non darci il corpo di Cristo? Non lo so. A Venezia hanno chiuso prima la Chiesa,
addirittura del carnevale. Io sono stata la sera prima di questa ordinanza al carnevale di Ivrea, dove vi posso assicurare non c'era lo spazio vitale tra una persona e l'altra. Lì nessuno aveva paura di nulla, poi arriva il momento della preghiera, apriti cielo, tutti i timori ci salgono fin sopra i capelli. Comunque niente, volevo dirvi questo, ma soprattutto adesso voglio pregare con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo rosario, cari amici, lo voglio recitare insieme a voi per la nostra Chiesa, affinché la nostra Chiesa presto torni a dare il corpo di Cristo a noi fedeli che veramente anneliamo con tutto il cuore a poterlo riprendere. Preghiamo affinché lo Spirito Santo illumini la Chiesa e la guidi, certi che gli inferi non prevarranno e il cuore immacolato di Maria trionferà. Nel primo mistero della gloria meditiamo la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel secondo mistero della gloria meditiamo l'ascensione al cielo di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero della gloria meditiamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti in Cenacolo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero della gloria meditiamo l'assunzione al cielo di Maria Vergine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della gloria meditiamo la coronazione di Maria Vergine, Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi e per i nostri cari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi voglio ancora leggere il messaggio che la Madonna ha dato oggi alla Veggente Maria Mediugori, e poi la Madonna di Mediugori ha dato alla Veggente Maria, perché non so se Maria è Mediugori a Monza, scusatemi. E il messaggio dice: cari figli, in questo tempo di grazia desidero vedere i vostri volti trasformati nella preghiera. Voi siete così inondati dalle preoccupazioni terrene che non sentite neanche che la primavera è alle soglie. Figliuoli, siete invitati alla penitenza e alla preghiera. Come la natura lotta nel silenzio per la vita nuova, così anche voi siete invitati ad aprirvi nella preghiera a Dio, nel quale troverete la pace e il calore del sole di primavera nei vostri cuori. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, in questo messaggio la Madonna ha detto che noi siamo inondati di preoccupazioni, ma ci richiama a vedere la primavera che è alle soglie, che è vicina. Quindi, come sempre, la Madonna Mediugori dà sempre un messaggio di speranza, dove ci dice sempre che appunto di volgere lo sguardo al cielo
e di non farci prendere dalle paure o dalle preoccupazioni. Quindi dobbiamo veramente avere questa fiducia. E proprio come vorrei concludere dicendo, come la veggente Mari ha fatto notare oggi, che questo virus è partito proprio dalla Cina, un continente dove comunque la cristianità, Cristo, è combattuto, ecco, io penso che l'antidoto a questo virus sia proprio la preghiera, sia proprio Cristo, sia proprio il corpo di Cristo. Ed è per questo che chiedo, invoco alla Chiesa di ridarci subito il corpo di Cristo. Domani è mercoledì delle ceneri, domani inizia la Quaresima, e la Chiesa ci vorrebbe fare iniziare la Quaresima senza il corpo di Cristo, senza colui che è morto in croce per noi. Ma se Gesù avesse avuto paura di morire, non sarebbe andato sul Calvario, non si sarebbe fatto mettere in croce per noi. E se un musulmano viene a dirci rinneghi il tuo Dio, noi diciamo no, questi sono i martiri. E allora perché dobbiamo dire di no a Cristo per un virus, un ipotetico virus, di cui ancora non si sa veramente nulla, non si sa forse addirittura se c'è realmente, perché per come veramente si sta gestendo la situazione in Italia, non si sta vedendo nulla di quello che ci stanno dicendo. Quindi ancora prima del pericolo la nostra Chiesa si è battuta in ritirata, quella Chiesa che si è enunciata come Chiesa verso l'esterno, una Chiesa aperta, una Chiesa che va fuori, una Chiesa che si chiama ospedale da campo, e poi nel momento in cui veramente c'è da combattere per l'ospedale, per la sanità, si dilegua. Ripeto, come ho detto all'inizio di questa diretta, è come se i medici si rifiutassero di curarci perché hanno paura di infettarsi. La nostra Chiesa non cura la nostra anima, perché non permettendoci ad andare a messa, non permettendoci di darci il corpo di Cristo, non cura la nostra anima, non ci dona l'eternità. Una Chiesa che non è più capace di parlare del mondo che ci aspetta, della vita che ci aspetta, ma è concentrata su questo mondo terreno, questo mondo dove la Madonna Medjugorje ci ha detto: Satana è sciolto, Satana è liberato dalle catene. Una Chiesa che ha abbassato lo sguardo sulla terra e non è più capace ad elevare lo sguardo al cielo, ad invocare Dio, ad invocare la protezione, la benedizione, l'aiuto di Dio, impedendo addirittura di fare questo ai propri fedeli, a quei pochi fedeli che sono rimasti, perché in questi anni veramente di modernismo è stato fatto scempio della nostra fede, perché veramente le verità teologali sono picconate, sono svuotate. Allora dobbiamo veramente tornare alla verità per intero, a quella verità per cui Gesù si è fatto mettere in croce, e da quella croce ci ha dimostrato che la vita eterna esiste, perché è risorto. Noi dobbiamo anelare a quella risurrezione, a quella vita eterna, non questa vita terrena che, se anche ce la scampiamo oggi con il coronavirus, sicuramente siamo destinati a morire. E allora che senso ha tutto questo? Noi dobbiamo assicurarci la medicina eterna, quella medicina che ci permette di guarire nel corpo, perché ripeto, l'Eucaristia ci fa anche guarire nel corpo, se questa è volontà di Dio. Ma se noi non ci rivolgiamo a Lui, se noi non andiamo veramente al medico per eccellenza, o comunque quel medico che illumina le menti dei medici umani, come possiamo sperare di combattere questo virus che viene da un continente dove Dio è bandito? Bandendo Dio anche qua? No, non possiamo permettere questo. Noi dobbiamo ricordare a noi stessi e alla nostra Chiesa, ai nostri sacerdoti, ai nostri prelati, che solo con Dio si vincono le battaglie, tutte le battaglie. E come ci dice la Madonna Medjugorje, solo con la preghiera e il digiuno si potranno fermare le guerre e potranno essere fermati gli eventi naturali. Questa è una guerra probabilmente chimica, chi lo sa, ma sicuramente una guerra alla nostra fede. E allora dobbiamo scendere in battaglia. Per anni ci siamo detti a Medjugorje: la Madonna sta formando il suo esercito. Dov'è?
Dov'è l'esercito? Usciamo fuori. Non è un esercito che deve stare seduto sul divano, eh? È un esercito che deve difendere ciò che Dio, ciò che la Chiesa ci ha tramandato nei secoli, che non varia, non cambia. Non cambia a seconda dell'epoca in cui viviamo, perché è eterna, la parola di Dio è eterna, non cambia. Quindi non facciamoci confondere, ma diventiamo veramente le mani tese di Maria. Quelle mani che prima sono giunte nella preghiera, ma poi sono tese nel cercare Dio uniti. Unendo noi queste mani, cerchiamo veramente nostro Signore Gesù Cristo. Grazie, scusatemi se vi ho forse delusi, magari qualcuno mi ha scritto, pochi, perché la maggioranza la pensano come me, magari non lo dicono ma lo pensano. Alcuni pochi mi hanno detto, ma come? Ma non fai ubbidienza? Ma io a chi devo ubbidire? Io in primis devo ubbidire a Cristo, e Cristo mi ha detto di nutrirmi del suo corpo. Piuttosto mi domando, ma chi vorrebbe farmi ubbidire a non prendere l'Eucarestia? A chi sarei ubbidendo in realtà? Perché Cristo non può combattere se stesso. Cristo non può vietare di donarsi. Quindi chi mi dice che non mi può più donare Cristo? A voce di chi mi sta parlando? A nome di chi mi sta parlando? Ecco, io spero che veramente siano solo questi pochi giorni che hanno detto, e che non prolunghino per tutta la Quaresima questa morte spirituale, perché negandoci il corpo di Cristo vivo ci stanno condannando alla morte spirituale. Ecco, io non mi stupirei se poi questi giorni aumentano, e mi auguro però che non sia così, ma già questi pochi giorni sono veramente troppi. E un'altra considerazione, un'altra riflessione che ho fatto oggi, una volta, come dire, le istituzioni si facevano un pochettino, come dire, guidare dalla Chiesa. Adesso sembra quasi che la Chiesa sia sottomessa alle istituzioni, sottomessa ai poteri forti, ai comuni che danno le direttive. Ma la Chiesa deve curare, ripeto, le anime. Ed è su questo che deve concentrarsi. Perché se no, con questo gesto, la Chiesa ci sta insegnando che se qualcuno mette in pericolo la nostra vita, noi possiamo rinnegare Cristo. Ma questo non è quello che Cristo ci ha insegnato con la sua morte in croce. E ricordiamo ancora un'altra cosa, che sulla croce Gesù aveva ai due lati i due ladroni. Uno è andato in paradiso con lui subito. L'altro non lo sappiamo, ma non gli ha detto oggi verrai in paradiso con me. Ora, Gesù è vero, come tanti dicono, è misericordioso, però quella misericordia noi dobbiamo cercarla, volerla. Dobbiamo chiedere a lui di voler stare con lui. Quindi quel ladrone, quel buon ladrone che sulla croce ha chiesto a Gesù di portarlo con lui, ha lo stesso valore di noi che oggi chiediamo a Gesù di venire vivo nei nostri cuori e nel nostro corpo attraverso il sacrificio che lui ha fatto sulla croce, il suo corpo. Vi saluto, a presto. Grazie di tutto. Preghiamo, mi raccomando, preghiamo e chiediamo a Dio la grazia di donarsi nuovamente a noi nella Santa Messa. Grazie. Ciao a tutti.